Grazie. Allora, io sono stata sindaca in un territorio che è fortemente penetrato dalla 'ndrangheta e direi colonizzato da lungo tempo. Noi abbiamo 14 beni confiscati che arrivano da lungo tempo, sono stati dati al Comune di Corsico prima del 2010. E quindi abbiamo a che fare con una storia con cui dobbiamo fare i conti. Nel processo Nord-Sud a Corsico furono arrestate più di 50 persone. Però prima del 2010, prima che io mi candidassi, nessun politico in un dibattito pubblico oppure in una campagna elettorale ha mai pronunciato la parola 'ndrangheta. Io sono stata la prima e quando l'ho pronunciata davanti a un auditorio come quello di questa sera in un quartiere di Corsico, sono stata avvicinata da una compagna che mi ha detto: hai sbagliato. E ho detto: perché? Perché li hai spaventati. Ed è cominciato da lì forse, come dire, la mia vittoria e anche la mia sconfitta. Perché in un certo senso io ho iniziato la mia campagna elettorale convinta che c'era tanto da pulire, proprio tanto, l'avevo visto. Avevo visto anche tutta la parte che poteva essere fenomeno corruttivo. Ed è stato questo che mi ha fatto conoscere Nando dalla Chiesa direttamente, perché ho chiesto aiuto e consiglio a lui. Perché mi sembrava, in quei momenti in cui io mi sono accorta di questo, quello che volevano fare è farmi passare per una pazza, perché vedevo lucciole per lanterne. Eppure io quello che vedevo erano fatti, non erano illusioni. E con le mie azioni ho impedito che quello succedesse e non me l'hanno perdonata, naturalmente. Sono diventata sindaca e ho cercato di allontanare le persone di cui non mi potevo fidare su questo fronte, che ovviamente sono state ad aspettare tranquille in disparte per un certo tempo. Poi hanno iniziato la politica dello screditamento, perché quello è ovviamente una cosa molto facile. Lo screditamento è avvenuto sul piano del nostro rapporto, lavoro sul fronte dell'integrazione. Io ero stata come assessore quella che aveva fatto nascere a Corsico la consulta dei cittadini stranieri. Avevo preteso che il rappresentante coordinatore della consulta sedesse nei banchi del Consiglio Comunale per dirci a tutti quanti che c'era una parte della popolazione molto grande che non aveva diritto al voto, che versava i soldi delle tasse, e questo è liberalismo, ma non poteva decidere. E quindi hanno messo in giro che io avrei avuto una quantità abbastanza grande di amanti neri, quindi ero una persona poco per bene. E l'hanno messa in giro nel dicembre del 2010 ed è andata avanti per tutti e cinque gli anni, ovviamente fino alla campagna elettorale del 2015, dove accanto alla mia faccia c'erano attaccate le facce dei cittadini di colore. Questo è il modo come avvengono le campagne elettorali nel profondo nord, alle porte di Milano, cioè Corsico è prima periferia di Milano. Però è come se fosse un mondo altro, dove vigono delle regole che sono le regole della zona grigia, le regole della... O ti adegui a fare i favori, oppure se non ti adegui, sei finita. Non vuoi fare una variazione su un contratto in su perché questo te lo chiede, è vicino alla tua parte politica, non lo vuoi fare, la paghi,
la paghi. Ed è quello che è successo. Quindi i 5 anni sono stati uno stilicidio, si è aggiunto purtroppo, e questa è stata sfortuna che non c'entrano queste cose, nei 5 anni noi abbiamo proprio, cioè coinciso con i 5 anni in cui il comune doveva fare l'accantonamento forzoso per il patto di stabilità, più di 2 milioni all'anno, anche 2 milioni e mezzo, che significa non poter fare manutenzione. Quindi pane per i denti di queste persone. Abbiamo fatto una fatica immensa per far fronte tra tagli e tra accantonamento forzoso su circa 30 milioni, che poi sono diventati subito 27 milioni di euro di bilancio, noi abbiamo dovuto ogni anno fare a meno di più di 3 milioni di euro. A volte siamo arrivati anche ai 4 milioni di euro. Quindi abbiamo fatto una fatica immensa, ma ce l'abbiamo messa tutta, con un'intelligenza, non parlo solo di me, ma di tutta la giunta, persone che hanno guardato il bilancio riga per riga per non tagliare i servizi e per non tagliare sulla cultura, per non tagliare sulla coesione sociale e neanche sulla bellezza. Tutto ci è ritornato indietro in senso negativo, perché ovviamente la bellezza è diventato spreco, la cultura è diventata altro che spreco, di più. Tutto questo ha coinciso, diciamo così, con dall'altra parte tante altre persone che invece stanno andando a dire a tutti gli elettori, a tutti i cittadini che girano per la via centrale di Corsico, che avrebbero dato case, che avrebbero dato posti macchina, che avrebbero dato i pass per passare dal centro, perché le cose sono anche molto piccole. Quindi su tutto questo siamo arrivati alla campagna elettorale del 2015, in cui siamo stati sconfitti. La sconfitta è stata letta come una sconfitta mia, non come una sconfitta della coalizione, la sconfitta, perché io evidentemente non sono stato, no, è stato detto nell'ambito della mia parte politica che se vogliamo vincere la volta prossima bisogna fare in senso opposto a quello che ha fatto Maria, e cioè essere disponibili a dare, virgolette. Io l'ho detto più volte, in tutti i contesti bisogna essere disponibili a perdere le elezioni, bisogna essere disponibili, perché se non si è disponibili a perdere le elezioni non si va con la testa alta e non si dice i no che bisogna dire. Le persone devono essere educate a guardare chi fa il bene della città e chi no, chi sta facendo il bene proprio. Siamo arrivati al 2016, quindi un anno dopo le mie elezioni, e si è assistito a un qualcosa a cui io non ero preparata, nonostante ne ho viste tantissime durante la mia gestione amministrativa. Io ho fatto una campagna enorme contro il gioco d'azzardo e mi sono ritrovata a essere insultata, perché abbiamo fatto una mattina una iniziativa bella di dire andiamo tutti quanti a mangiare, a fare la colazione nei bar che non hanno le slot. Tutti quelli che avevano le slot ci hanno insultati, letteralmente. Intorno alla mia macchina ho trovato un sacco di gratta e vinci già grattati e una persona che voleva mettere una sala OLT, che poi ha messo senza il nostro permesso, con cui siamo entrati in contenzioso, tramite la persona che era con lui, praticamente ha proposto al mio assessore, diciamo così, di essere un po' magnanimo, che avrebbe avuto qualcosa in cambio. Noi non abbiamo mai, mai chinato il capo di fronte a nulla, non siamo scesi mai a nessun compromesso con queste persone, però l'abbiamo pagata completamente dal punto di vista politico, non dal punto di vista etico, perché nessuno di noi è stato mai toccato
da nessuna responsabilità che non sia quella, ovviamente, se non riesco a darti un servizio, perché i soldi non ci sono, quella responsabilità mia che sto amministrando. Nell'ottobre del 2016 vedo, perché una persona che mi conosce mi manda uno screenshot di un messaggio del sindaco, e sotto il messaggio c'è una locandina di un'iniziativa. Il primo festival della sagra dello stocco di Mammola. E fin qui niente male, cioè non sapevo neanche dell'esistenza, però evidentemente è una cosa anche molto buona, perché poi ho capito che era una grande specialità. Il problema è che sotto c'era un nome con un numero di telefono che rimandava chiaramente a una famiglia granitista, e ovviamente la persona aveva una panetteria bar nel nostro comune, e io mi sono chiesta se il sindaco fosse diventato matto a fare una cosa di questo genere. L'ho postato, l'ho ripostato questa cosa che mi ha mandato, e ho scritto semplicemente: leggete bene tutte le righe. Da lì è iniziato tutto. Alcuni giornalisti hanno naturalmente telefonato, insomma, si è deciso se far uscire oppure no la cosa. Col senno di poi dico: forse era meglio non farla uscire, e forse adesso sarebbero tutti quanti a prendersi delle responsabilità ben diverse da quelle che si sono prese. Si arriva al giorno in cui c'è il Consiglio Comunale, noi presentiamo come opposizione un'interpellanza, e non sappiamo se ce la fanno leggere, perché non ci hanno mai fatto leggere un'interpellanza urgente. Quella era urgente, ma ovviamente non eravamo al corrente del fatto che sarebbe stata letta. Io arrivo in ritardo perché avevo i consigli di classe a scuola, e quando arrivo in sala c'è una cosa che io non ho mai visto. C'è una quantità enorme di persone mai viste in consiglio comunale, che mi hanno accompagnato con una serie di insulti mentre io andavo a sedermi al mio posto, e fin lì ovviamente niente. Poi inizio la lettura della interpellanza, perché a quel punto il presidente dice: leggiamo l'interpellanza urgente e apriamo il dibattito. L'interpellanza in genere si interpella il sindaco e il sindaco risponde, invece ha aperto il dibattito come se fosse una mozione. Evidentemente serviva questo. Io leggo l'interpellanza, nell'interpellanza si fa riferimento solo alla 'ndrangheta, si fa riferimento soltanto al fatto che non si può essere così sprovveduti in un contesto così fortemente colonizzato dalla 'ndrangheta. Il sindaco risponde e non cita mai la parola 'ndrangheta. Voi potete andarlo anche a vedere, questo 20 ottobre del 2016, vedete assolutamente questa cosa. Iniziano a parlare dei consiglieri della maggioranza e vedo che hanno tutti l'intervento scritto. Quindi significa che i consiglieri della maggioranza erano ben al corrente di come si sarebbe svolta la serata, cosa che noi non sapevamo invece. E lì è successa la cosa che mi ha più di tutto disgustato, perché lì hanno fatto un'equivalenza che noi non abbiamo mai fatto. Consiglieri calabresi che hanno detto che noi stavamo attaccando la Calabria. Noi abbiamo detto più volte che noi la Calabria non l'abbiamo citata. Abbiamo citato gli intranetisti che erano sul nostro territorio, non la Calabria. Ma questo è quello che hanno fatto uscire. Da quella sera quello che hanno fatto uscire è stato questo. Le persone, anche calabresi che erano lì a insultarci perché noi
abbiamo detto dal loro punto di vista, perché questo è stato loro raccontato, che noi avevamo insultato la Calabria. A quel punto sono stata minacciata, qualcuno mi ha fatto segni così, eccetera, cose di ovviamente non visibili perché ahimè non sono state ovviamente riprese con le telecamere che erano solo sui consiglieri, e persino la fotografa ha avuto paura di fotografare dalla parte del pubblico, perché io dopo sono andata da lei e ho chiesto: mai fotografato? Mi ha detto no, per la serie ho paura. Lì c'erano una decina di ragazzi, forse non arrivavano a 18 anni, che sono stati portati lì apposta, non sapevano neanche perché fossero lì. Sono stati portati lì apposta. Ma qui queste cose sono successe a Corsico, non sono successe in Calabria, sono successe a Corsico. Questo è il modo di fare politica a 6 km dal Duomo. È una politica che non si può assolutamente accettare, e in quel caso il sindaco doveva dire: io mi dissocio da questa cosa, perché qui siamo in un contesto, in una sala consiliare, e qui vigono le regole della democrazia. Il sindaco è stato muto, muto, non ha detto niente, e lo potete vedere. Stimolato da me, nella seconda parte ha usato non la parola 'ndrangheta, ha parlato delle mafie, e poi le cose sono andate avanti. Perché quando c'è stata l'iniziativa di Libera, in piazza a Corsico non c'era tanta gente di Corsico, c'era molta gente da fuori, moltissima, che io ancora ringrazio, perché sono stati davvero il calore che ci voleva in quei giorni, ma quelle di Corsico non c'erano. Così come è successo pochissimo tempo fa, è stato scarcerato Papalia a Cucinasco, c'è stata la comunione della nipotina, i giornalisti hanno sottolineato questa cosa perché lui ha chiesto un favore al prete di fare la comunione in un orario diverso da quello che era stata programmata, e hanno sottolineato questa cosa. I giornalisti sono stati demoliti sui social da persone che abitano a Corsico, a Bucinasco. Queste cose ci devono spaventare, perché vuol dire che noi siamo in un contesto dove dobbiamo cominciare come era la Sicilia degli anni 70. La gente non è consapevole di che cosa vuol dire dare mano libera a queste persone, perché queste persone ci portano via la democrazia, che è il bene più prezioso, perché non ci consentono più di scegliere. E ognuno ha il suo interesse, perché magari il figlio lavora in quel bar, magari quell'altro lavora in quell'altra impresa, e a Corsico di bar, ristoranti, aziende, capannoni in mano a queste persone sono tantissimi, ma non interessa il sindaco. Chiuso. La cosa che voglio dire qui è grazie a Libera, che ovviamente c'è anche per dare calore alle persone che vengono, diciamo così, minacciate nel lavoro che stanno facendo.